Marcello Villani. Marcello, allora, buongiorno. Mister, buongiorno. Beh, innanzitutto quali sono gli indisponibili o comunque qual è la situazione? C'è solo Galli, Lacchi e Craia, che uno è in nazionale, l'altro squalificato, e Galli credo che nel giro dei 15 giorni poi sia a disposizione. Per il resto anche l'inserimento dei nuovi procede bene, l'importante è che non si fermino, che continuino con gli allenamenti. Sicuramente non hanno un grandissimo minutaggio, però li vedo vogliosi e sul pezzo, come sono tutti gli altri. Dunque anche Seliak è a posto? Sì, Seliak è a posto, ha fatto tutto e quindi potrà venire in panchina. Pianza, cosa cambia nei vostri equilibri? Sicuramente è un giocatore che sposta gli equilibri in Serie C, come li sposta Malusini, Iocolano, eccetera. Quindi l'importante, come ho detto poco fa, che non abbiano intoppi, perché vengono da una preparazione frastagliata dove non hanno quei grossi minuti sulle gambe, però sicuramente potranno darci una mano da subito perché ne abbiamo bisogno. In mente di cambiare tattica o comunque di agevolare Ganza, l'ha detto, io sono qui per far gol. Per fare gol però, come dici tu, bisogna portare la palla in aria, se no neanche Ganza. Bravo, bisogna cercare di attaccare la profondità, bisogna cercare di portare Ganza a livello ottimale di condizione, perché ha fatto praticamente il lavoro da fuori rosa e da solo, quindi ha fatto le prime partitine questa settimana. Pensavo peggio, quindi invece l'ho visto bello pimpante già, ma il fisico comunque lo aiuta perché non è 2 metri, quindi dovrebbe andare in forma velocemente, mentre Molosini è un fisico un po' più pesante, però anche lui ha fatto la preparazione frastagliata, però si è presentato bene, domenica è entrato bene, di conseguenza avremo tanto bisogno di loro, però bisogna andare per i gradi giusti per non cercare di avere intoppi, perché già sono arrivati all'ultimo giorno di mercato e non dobbiamo avere fretta.